Ciao a tutti, bentornati di nuovo sul mio canale. Allora, il video di oggi sarà un video review, un video recensione di un fondotinta che ho acquistato recentemente, ma che sto già testando veramente da diversi giorni, da che mi è arrivato. E sto parlando del fondotinta nuovissimo della Neve Cosmetics, il Creamy Comfort Foundation. Non so se si riesce a vedere. Allora, questo fondotinta ormai è stato un po' decantato qua su YouTube da diverse YouTuber, ne hanno parlato veramente in tante. Il video che vi faccio io è un video review, un video recensione sulle mie impressioni, cioè l'ho testato sulla mia pelle, quindi tutto ciò che adesso vado a dirvi è una cosa assolutamente soggettiva per ciò che mi riguarda, quindi non prendete tutto per forza come se fosse una cosa generalizzata. Vi dico quello che ne penso io. Punto. Allora, questo è un fondotinta intanto cremoso a base di acido ialuronico e olio di jojoba, quindi sicuramente adatto per pelli secche, ma anche per pelli miste, poi ve lo dirò perché io ho una pelle mista, insomma. Se cercate coprenza, da un fondotinta, forse probabilmente questo non è il fondo più adatto perché non è molto coprente. La coprenza è media, da leggera a media direi, quindi se avete una pelle però senza imperfezioni, se cercate un fondotinta leggero, una sorta di qualcosina in più di una BB cream, questo è perfetto. Le colorazioni, io ne ho prese due. Ho preso la Light Rose e la Light Neutral. Perché ne ho prese due? Perché sono stata un po' attirata dal fatto del prezzo in sconto. Adesso mi sembra che fino al 12 di ottobre questi fondotinta sono in sconto a 12,97 euro, mi sembra. Mentre a prezzo pieno verranno poi dal 12 di ottobre in poi a 14,90. Quindi, complice lo sconto, complice il fatto che adesso le spedizioni sono a 99 centesimi, ho deciso di prenderne due. Anche perché ogni qualvolta che io compro un fondo su internet sbaglio sempre la colorazione. Quindi ho detto provo a prenderne due e vediamo. E devo dire che questa volta, almeno in fatto di colori, ci ho azzeccato alla grande perché sia usati singolarmente che mixati insieme il colore è proprio ad hoc sul mio incarnato. Comunque hanno diverse colorazioni per cui non si può sbagliare, hanno una chiarissima chiarissima per le pelli proprio porcellanate, hanno tre light, hanno due colorazioni medie, due colorazioni un pochino più scure e una colorazione proprio più scura adatta per le pelli olivastre. E allora, è un fondotinta vegetariano vegano, non ha petrolati, non ha parabeni, non ha profumazioni, ma soprattutto non ha siliconi. Ecco un'altra cosa che mi ha attirato di questo fondotinta, perché lo sappiamo che il silicone se da una parte ci dà veramente l'effetto di pelle perfetta, dall'altro canto va a chiuderla, cioè non la fa respirare. Nel caso mio vi dico che il fondotinta siliconico in genere è proprio per me assolutamente da pollice in giù, mi tira fuori tanti brufoli proprio perché mi va a chiudere assolutamente la pelle, non me la fa respirare. Quindi, quando ho visto che questo non era un siliconico e prometteva una pelle assolutamente perfetta, ho deciso di provarlo. Allora, dove sono i punti no per ciò che mi riguarda, per ciò che è la mia pelle, per ciò che ho provato e testato io? È la stesura di questo fondotinta. Ho dei problemi seri nello stendere questo fondo. Anzi, faccio questo video un po' per dirvi i punti di forza e i punti di meno forza, ma faccio anche questo video perché ho voglia di vedere se c'è qualche riscontro con ciò che sto dicendo, se mi potete dare delle dritte per sapere come applicare questo fondo. Allora, io lo applico con un pennello, tipo questo. Questo è un pennello duo fibre della Real Techniques. Allora io applico un pochino di prodotto qui e poi vado piano piano a tamponare perché non voglio andare a strusciare subito perché è un effetto veramente bruttissimo, rimangono delle striature pazzesche. Quindi tampono piano piano e poi sempre piano piano vado a tirare leggermente il fondotinta. Questo lo faccio in tutte le zone. La zona più semplice è la fronte, ma perché è la parte del mio viso con la pelle più secca. Per esempio, nella zona delle guance, nella zona del mento, ma soprattutto in questa zona sopra il labbro, ho qualche difficoltà in più. Quindi, dopo aver fatto questa operazione con il pennello, vado a tamponare con una spugnetta tipo questa. Questa l'ho presa da H&M, vedete, è fatta così, una Simil Beauty Blender, e vado piano piano a tamponare, pressando proprio come se fosse una piccola pressa. In questa maniera, piano piano, con molta calma, il fondotinta tende a
stabilizzarsi, quindi se ne vanno, diciamo, quelle striaturine che erano rimaste, vanno a richiudersi anche tutti quei pori dove c'era entrato il prodotto dentro, e ti dà quel estetico effetto proprio di poro dilatato che è una meraviglia. Quindi piano piano vado a tamponare anche lì, e insomma l'effetto alla fine risulta abbastanza omogeneo, però è un bel lavoro. Quindi ditemi se conoscete un sistema di stesura di questo prodotto, perché ho provato a stenderlo anche con i polpastrelli, ma vi garantisco che sulla mia pelle l'effetto è disastroso, perché sembra quasi che il prodotto si stacchi, non so spiegarvi, è come se si sgretolasse via via che lo applico. Una cosa analoga me la fece il fondotinta di Lavera, che io purtroppo infatti bocciai e non l'ho più riutilizzato, perché quello nel momento che lo applico proprio si ristacca dalla pelle. Anche se in maniera molto più velata, mi succede anche con questo se lo applico con i polpastrelli. Quindi, provato con il pennello, non ho provato con altre tipologie di pennelli, non ho provato direttamente con la spugnetta, quindi questo non lo so sinceramente, però ecco, se avete delle indicazioni da darmi, me le potete tranquillamente dare, che ne sarò molto felice. Allora ragazze, questo era appunto il video su questi prodotti, quindi sui nuovi fondotinta della Neve Cosmetics. Spero di esservi stata utile, perché se ne sta parlando molto di questi prodotti nuovi di Neve, ho visto tantissimi video, anche se sono tutti video sinceramente collaborazioni con Neve, per cui magari ciò che viene detto può anche essere un attimino, diciamo, pilotato. Quello che vi sto dicendo io è proprio quello che ho testato direttamente, quindi che non me ne vogliano quelli di Neve Cosmetics nel momento in cui dirò che secondo me la stesura è un po' complicata, però insomma in linea di massima è un buon prodotto, magari non indicatissimo per le pelli molto grasse, però è anche vero che Neve nella sua gamma, anzi i suoi fondotinta per eccellenza sono i fondi minerali, sia in polvere libera che in polvere pressata, per cui insomma le pelli grasse già beneficiavano di un bel prodotto, di un gran prodotto, quello di Neve. Quindi adesso sono state le pelli un po' più secche a beneficiare dell'uscita di questo nuovo fondotinta. Ragazzi, il video finisce qui, spero appunto di esservi stata un pochino utile. Vi mando il solito grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!